dobbiamo assolutamente vincere per difendere il terzo posto. E 3-3 tra Saint-Étienne e Monaco, hanno pareggiato anche loro. Noi il nostro l'abbiamo fatto alla grandissima. Ha stravinto anche il Marsiglia, 3-0 sul campo del Bimes, 71 noi, 71 loro. Florentino, con la palla verso Ben Yedder, al volo! Salemakers, 89 in corso, dentro c'è Pellegri, sono scopertissimi, uno contro uno, Pellegri, Pellegri, Pelle... Abbiamo fatto un passo falso e il nostro destino non è più nelle nostre mani. Gelson! Con il destro rimette tutto a posto. Ce l'ha scritto sulla maglia il punteggio. 1-1. Che sta partendo il capitano, servizio per lui, può arrivarci Ben Yedder, ci è arrivato, ha saltato Brassier, Ben Yedder, punta il portiere, Ben Yedder! 2-1 e sono 45, è record storico! Finisce qui con il record storico, 45! Gol in 37 partite per l'uomo che tanto per cambiare ha deciso questa partita e ha deciso di continuare a farci sognare per gli ultimi 90 minuti, per la sfida contro il Lione, per un posto in Champions. E vediamo cosa hanno fatto le altre due che vincevano all'intervallo e purtroppo hanno vinto entrambe. 1-0 il Marsiglia sul campo del Dijon, 2-0 il Lione in casa contro il Metz. E quindi prepariamoci a un ultimo turno di fuoco del 22 maggio. Noi contro il Lione, ma batterli non ci basterebbe, perché comunque i punti di distanza sono 5, se vinciamo accorciamo a meno 2, ma comunque sia non li raggiungiamo. E quindi ci serve un passo falso del Marsiglia in casa contro il Montpellier. Ci serve... un pareggio del Marsiglia basterebbe. A inizio stagione l'obiettivo era quello di far bene a prescindere per ripartire dopo le brutte passate stagioni in casa Monaco. Tornare in Europa, anche quella minore, era visto bene, sì. Ma dopo la stagione che abbiamo fatto gli obiettivi si sono amplificati e noi abbiamo ancora 90 minuti per sognare in grande, per sognare l'Europa che conta, la Champions League che da queste parti manca da 3 stagioni, come detto 3 lunghe stagioni, 3 difficili stagioni e quindi oggi sognare non costa nulla, sappiamo che è difficile ma il finale è... disegna scenari imprevedibili, il Lione per esempio, la nostra avversaria che al momento è seconda in classifica potrebbe anche non qualificarsi direttamente ma tramite il preliminare perché il Marsiglia è lì a guardare e vuole battere il Montpellier anche se noi speriamo di no e ci proveremo con questo 11 a battere il Lione che tra poco vedremo insomma come risponderà ma sono i 90 minuti semplicemente più importanti della nostra stagione perché fanno tutta la differenza del mondo per il futuro, per la prossima. Questo è il nostro avversario. Lopez tra i pali e poi 5-3-2 davanti a lui con Cornet, Diomandé, Marcelo, Oskazar e Dubois. Aouar, Guimaraes e Kakere a centrocampo con Depay e Toko Ekambi. Giocatori che conosciamo, giocatori che abbiamo già affrontato qualche settimana fa in semifinale di Coppa di Francia, vincendo 3-1 qui e guadagnandoci una finale che giocheremo tra una settimana circa contro il Paris Saint-Germain. Ma intanto c'è un'altra finale, quella di campionato. È pronto a battere l'uomo storia che ha battuto un record che in Ligue 1 durava dal 71. La tocca Ben Yedder. E allora godiamoci gli ultimi 90 minuti del campionato. Che trova Tchouaméni su Gelson. Aguilar e Gelson riparte. Giocano molto centralmente loro ma le corsie le lasciano spesso sguarnite. E allora va Martins. Ben Yedder si stava coordinando
Diomandé dopo il tocco di Marcelo. Kakere gira per Toko Ekambi. Occhio al movimento di Depay, servito in verticale. Depay in area con il tacco fuori da War. Dentro il suggerimento, ha chiuso perfettamente di Sasi su l'inserimento di Kakere. Awar sul primo palo, addirittura col petto, Nieguro suicida qui. Awar ancora al cross, Ayer, poi Florentino la mette giù malissimo. Ancora destro di Awar. E in qualche modo si salva il Monaco che può ripartire. Mai più con il petto Lione Nieguro però. E cambi. Depay. Va e apre per Cornet, dimenticato da Aguilar. Cornet in area, passa e calcia, porta avanti il Lione. A 4 dalla pausa è andato completamente a vuoto con una sola finta di corpo Kevin Aguilar. E Cornet con il destro ha messo palla nell'angolo lontano, ha battuto le Comte. Monaco 0, Lione 1. A lui do dopo 41 minuti di questo atto finale della Ligue 1 2020-2021. E cambi. Bravo Ayer a scippargli il pallone. E poi c'è il campo per Tchouaméni, andato dentro Ben Yedder, arriva adesso il suggerimento per Wissam in area, lotta, passa in qualche modo e poi può anche crossare per Fofana che ci mette la testa e rimette tutto a posto, 1-1 al primo di recupero a tempo scaduto praticamente, gol del 22. Funziona in quella posizione da trequartista Fofana. Bravo anche d'assist man Ben Yedder, ne ha fatti in questa stagione. Qui è bravo a passare su Diomandé e poi a crossare sul secondo palo. Deve solo schiacciarla il 22. E però attualmente nessuna sorpresa. Marsiglia 1, Montpellier 0. Mendes. Awar. Ancora Mendes. E cambi. Mendes. Awar, dentro il pallone per Depay che ha riportato avanti il Lione al nono del secondo tempo. Dopo un'azione prolungata giocano bene, sono forti e tornano in vantaggio. Aguilar chiude ancora Depay, poi la rimessa è per noi. Evitiamoli però questi errori banali nel controllo. Salemakers ha girato per Fofana. Occhio che si apre però il Lione che difende meno bene di quanto attacca. Ben Yedder 46 46. In campionato scrive ancora di più la storia e fa 2-2. 2-2 immediato. Siamo vivi sempre con lui. Difende sul ritorno del difensore e poi calcia di collo esterno dove Lopez non può arrivare, anche perché non è posizionato alla grandissima. Lascia scoperta quella zona e il 9 fa 46 in campionato. Stacca pesantemente Skoblar. Florentino. Wissam di sponda per Salemakers e poi va il belga alla porta con vicino Fofana. Si apre anche Martins. Salemakers deve tornare dietro, va adesso da Ben Yedder che è in zona tiro, la sposta sul destro, calcia in porta con doppia deviazione, sarà soltanto angolo, si suda a bordo campo. Destro di Ben Yedder a un passo dal 47, difende poi crossa dentro il pallone, Risa si allontana, Aguilar allontana a sua volta su Martins che deve fare l'ennesimo scatto della sua partita. Vicino Ben Yedder servito, Martins riparte, Ben Yedder si mette in proprio. Sta andando con Salemakers che arriva, ma lui è partito in sesta. Ben Yedder, sinistro! Sinistro di Ben Yedder! È decisamente lui il marcatore migliore di tutti i tempi della Ligue 1. È un marziano, 47 e 3 a 2. 47 e 3 a 2. Ha fatto doppietta anche oggi. L'ha messa lì. Ma ha segnato in tutti i modi quest'anno. In tutti i modi quest'anno. 3 a 2 per il Monaco che sogna. Adesso manca soltanto il risultato del Velodrome. Il tocco per Mendes che va, sempre Mendes. Florentino deve contenerlo, arriva il cross, solo i cambine Comt! È volato le Comt! È volato le Comt! È volato non so come! 4 al 90esimo. Fa lunghissimo Dubois.
La mette giù col petto e Gambia ha trovato Depay. Attenzione che è un marziano anche lui. Dentro ancora e Gambia esce. Conte! Rimessa dal fondo perché l'ha ritoccata. Tocque Gambia. Mamma mia, che occasione per il Lione, l'ennesima. Gelson, Aguilar, 90, 90 sul cronometro, palla per Martins. In mezzo Diop e Ben Yedder, la porta Gelson, poi crossa verso Diop. Lopez la lascia lì perché non c'è nessuno a rimorchio. Si poteva chiudere e invece dobbiamo ancora soffrire. Ma in teoria la partita è finita e il pallone ce l'abbiamo noi, perché manca meno di un minuto con Diop che la tiene incollata al piede. Sempre Diop, 20 secondi, ora 10. Non manca più nulla, solo il fischio finale che arriva adesso. 3-2 per il Monaco, che chiude in modo poetico il suo campionato. Esultano un po' tutti mentre si disperano i giocatori del Lione. Comunque vada, per la sconfitta o per la vittoria del Marsiglia, che io francamente sogno non ci sia stata. Aspettiamo ad esultare. Abbiamo fatto il nostro sul campo. Abbiamo fatto entrare nella storia sempre di più Ben Yedder. Il record di gol era di Josip Skoblar, giocatore del Marsiglia della stagione 1970-1971. 44 gol cancellati da Ben Yedder, che ne ha fatti 47 in un solo campionato, stagione 2020-2021. Pazzesco, pazzesco veramente, 50 anni dopo, esatti. E adesso però classifica, per capire se giocheremo l'Europa League o la Champions League l'anno prossimo. Stavolta nessun regalo, stavolta la nostra avversaria non fallisce l'appuntamento dell'ultima giornata. 3-0 della Marsiglia contro il Montpellier, e quindi vanno loro in Champions addirittura da secondi, evitando i preliminari grazie a noi che abbiamo battuto il Lione. Sarà il Lione a fare i preliminari e noi Europa League, direttamente alla fase a gironi. Quindi affronteremo la gara contro il Paris Saint-Germain con più rabbia, decisamente con più rabbia. Mi sarebbe piaciuto affrontarla comunque con rabbia, arrivando terzo, però purtroppo non ci siamo riusciti. Facciamo i complimenti alle nostre avversarie. È stato un anno difficile, una stagione difficile, e aggiungo che sono contento comunque sia di aver anche sistemato le slide in quest'ultimo episodio. Vi ripeto, link di Falconero in descrizione del video che ha fatto, perché io l'ho giudicato molto utile. Infatti ho usato le slide, mi piacciono molto, perché poi si passa da gare in cui è difficile segnare a gare in cui si segna, comunque sia si soffre di più. E c'è quello 0-0 con quell'errore di Pellegrini clamoroso che pesa tantissimo, perché poi vinci quella partita contro il Nimes e hai quei due punti in più che fanno tutta la differenza del mondo. Ma non pensiamoci, è andata così, non c'è nulla di semplice, e quindi non ci sarà la Champions l'anno prossimo, ma l'Europa League. La stagione però, signori, non è ancora finita, ve lo ricordo, qualora servisse, perché c'è quell'impegno. La data la cambiamo al volo, non è 5 giugno, è 20 gennaio, ore 18, live sul mio canale YouTube assieme all'uomo delle finali, a Rudy Zlatan, sperando che vada meglio dell'ultima volta, perché l'ultima finale con lui è stata Atletico Madrid Real Madrid e l'abbiamo persa. Fa niente, giochiamocela e vediamo come andrà. Ci vediamo mercoledì, un bacione e grazie per aver visto il video fino a qua. Anzi, se l'avete visto, commentate con hashtag 47. Ciao!